Ave queriti, ben ritrovati in un nuovo video. Ci sono diverse novità dal fronte. Prima però di andare ad analizzare gli avvenimenti delle ultime ore, ci tenevo a fare un chiarimento per quanto riguarda il video di ieri. Allora, io ho riportato le notizie, diverse insistenti notizie, riguardanti il coinvolgimento nordcoreano nel conflitto, in questo conflitto. Che analizziamo ormai da diversi mesi, e molti eh, commentatori si sono lamentati di questo, perché io ho riportato delle notizie che sono solo eh, arrivate attraverso media sudcoreani e ucraini. Allora, prima di tutto, queste notizie sono state riportate anche da blogger, da canali Telegram russi. Certi, alcuni hanno fatto dell'ironia ovviamente no, su, su questa notizia. Altri invece hanno preso questa notizia per vera e hanno fatto delle valutazioni che è la stessa cosa che ho fatto io. Io ho preso questa notizia come ho sempre fatto. Con altre notizie, l'ho presa analiticamente e ho detto benissimo: cioè ci potrebbe essere un coinvolgimento nordcoreano, vediamo quali sono appunto gli sviluppi. Perché la Nord Corea avrebbe interesse a mandare così tanti soldati, 12.000 soldati appunto, si è parlato di questa, di questa cifra in particolare, ad aiutare i russi. E quindi ho fatto un discorso di questo tipo. Per fortuna qualcuno nei commenti lo ha detto, io non ho fatto giudizi etici come non ho mai fatto quando parlo di questo tipo di notizie. Tra l'altro molti commenti dicono, eh ma gli Stati Uniti e la Casa Bianca ha negato questa cosa, quindi non è vero. Prima di tutto tutte queste persone non hanno proprio a cuore Washington e mi fa specie che utilizzino Washington... Per eh, consolidare una loro posizione. Ma al di là di questo, non è affatto vero che gli americani siano assolutamente certi che i nordcoreani non siano coinvolti. E infatti, c'è la notizia che è stata riportata: il Pentagono non è certo di questa notizia dicono appunto che non possono confermare ma se fosse vero sarebbe grave e stessa cosa ancora secondo me grave ancora più grave è il fatto che Mike Turner il capo della commissione permanente nella Camera Bassa americana per l'intelligence commissione per l'intelligence ha scritto alla casa bianca ha scritto al presidente Biden ha detto cerchiamo di capire meglio qual è la situazione perché nel caso sarebbe grave quindi la situazione non è chiara. Ma al di là di questo io non ho capito francamente in prima battuta il perché di tutto questo astio. Non lo ha capito nemmeno Massimo, gli ho parlato appunto di questo video e lui mi ha detto ma cosa c'entra la propaganda ucraina con questa notizia che hai riportato, con questa notizia che hai analizzato. E nemmeno, vi ribadisco, le fonti filorusse che, che consulto, alcuni. Tipo Remilind 23, hanno analizzato questa notizia, hanno cercato di dire che queste truppe potrebbero essere utilizzate eh, su Kursk, per esempio, quindi in territorio russo e non in territorio ucraino. E parla proprio di un accordo, quindi evidentemente qualcosa c'è. Remilind è una delle fonti filorusse più famose che, che io seguo. Sono sue valutazioni, come sono valutazioni. Le mie. Poi ho capito che era tutto un discorso legato ovviamente alla propaganda e a un approccio che è diverso dal mio. Io non dico che sia sbagliato per l'analisi militare, sicuramente è sbagliato, ma in generale ognuno può comportarsi come vuole. Queste persone hanno un approccio di carattere antagonistico, cioè vedono appunto la propaganda, c'è l'antagonismo, c'è il discorso curva nord e curva sud. Io invece... Poi sbagliando spesso ho sbagliato in passato, sbaglierò in futuro. Questo ve lo dico già senza problemi. Io credo di avere un approccio analitico. Prendo una notizia, la analizzo, faccio le mie valutazioni e via dicendo. Attorno a questa notizia, quindi si è creato un rodeo, si è creata una battaglia tra tifoserie. E quindi torniamo sempre al solito discorso: se dovete venire a fare i tifosi sotto i miei video, lasciate perdere. Il mio canale non fa per voi. Io parlo sia per i tifosi filo ucraini che per i tifosi filo russi. Se volete la cronaca tifoso Davide Montingelli non fa per voi. Anch'io io sono interista, seguo tanti canali YouTube sull'Inter, Luca Mastrangelo, Passione Inter, Filippo Tramontana e seguo questi canali perché hanno una visione chiaramente di parte, no? Che danno anche un focus superiore all'Inter, appunto, in questo caso. Se voi volete fare una cosa di questo tipo per una guerra, che è l'evento più drammatico che ci possa essere per l'essere umano, fate pure, però evitate di venire. Io veramente lo dico contro il mio interesse perché ci perdo iscrizioni, ci perdo visualizzazioni, ma preferisco avere meno persone, ma persone. Più simili a me, con più discernimento, che possano sopportare il fatto di leggere una volta una fonte filo russa e un'altra volta una fonte filo ucraina. Quindi spero di essere stato chiaro. Adesso passiamo alle cose serie, passiamo alle cose del campo. Andiamo sul fronte. Allora ci sono delle avanzate nel settore di Kupiansk. Come potete vedere, qua i russi sono arrivati al fiume. Oskil, qua c'è proprio un'avanzata piuttosto importante da parte russa. C'è un coinvolgimento di veicoli corazzati piuttosto capillare, piuttosto importante da parte delle forze armate russe nel settore di Kupiansk. I russi hanno preso i sobborghi settentrionali, la parte settentrionale del villaggio di Krugliakivka, questo villaggio che sta sul fiume Oskil. E i russi sono veramente molto vicini a uno dei ponti che sta sul fiume. Oshkill, come potete vedere, questo ponte in realtà dovrebbe essere distrutto. Questa è la foto del satellite, ma non sappiamo a quando risalga, probabilmente anche a due anni fa. Ci sono, come potete vedere, tutti i crateri. Dell'artiglieria, dell quindi è una zona piuttosto battuta, che è stata battuta negli ultimi anni, negli ultimi mesi. Qua in particolare sono in attività la 92esima Brigata d'Assalto Ucraina e in particolare il Battaglione Sistemi Senza Pilota Achille, che ovviamente gestisce i droni e via dicendo. Poi c'è la 77esima Brigata Aeromobile. E infine la prima brigata operativa presidenziale. Queste unità sono qui deputate alla difesa del fiume Oskil, alla difesa delle posizioni su questo fiume. Quindi i russi sono molto vicini a un ponte sul fiume Oskil, sono molto vicini appunto a recidere una delle arterie logistiche di questa zona, sulla sponda al di qua del fiume Oskil. Quindi sono vicini i russi a dividere in due zone gli ucraini, al di qua del fiume Oskil nella zona di Kupiansk. La situazione potrebbe avere degli aggiornamenti molto presto, quindi ecco, la terremo sott'occhio. Andiamo poi più a sud, andiamo in direzione, come potete vedere, Toretsk. Qua abbiamo una geolocalizzazione, i russi stanno combattendo nella zona, nel cuore ormai amministrativo della città di Toretsk, sono in particolare nel parco centrale di Toretsk, questo parco, come potete vedere, ci sono dei droni che bombardano la fanteria russa in questa zona c'è una battaglia si diceva alcune fonti dicevano che i russi avevano sfondato nel centro di toretsk ma non è vero ci sono delle battaglie ma per ora come potete vedere ci sono tanti abitati c'è un territorio piuttosto ampio conteso tra le due forze armate detto questo andiamo più a sud andiamo in direzione Vozvizenka. Qua, come potete vedere, c'è una geolocalizzazione. C'è un avanzamento da parte russa. C'è una geolocalizzazione che è arrivata qualche giorno fa che era poco chiara. Io adesso. Ve l'ho riportata perché abbiamo avuto conferma da altre fonti. Fonti russe e fonti ucraine concordano sul fatto che i russi siano avanzati a Vozvizhenka e probabilmente ci sono dei combattimenti anche nel centro di questo villaggio. Quindi, i russi, dopo diversi mesi, non so se vi ricordate, ma i russi dopo aver preso Oceretine erano poi svoltati verso sinistra, verso ovest. Avevano qua delle posizioni, io dicevo che i russi avrebbero potuto minacciare il raccordo autostradale Pokrovsk-Kostantinivka, questo raccordo come potete vedere, però poi di fatto avevano trovato terreno fertile per muoversi vers verso Progress, questa località, e poi verso occidente. E sapete tutti insomma quello che è successo. Ora, dopo diversi mesi, i russi si stanno muovendo appunto verso nord-ovest. Vedremo se l'offensiva da queste parti riprenderà. Detto questo, andiamo più a sud, andiamo in direzione Selidove e qua abbiamo veramente degli aggiornamenti importanti. Abbiamo per cominciare una geolocalizzazione qua sulla miniera Crocenko. Qua i russi stanno combattendo, ci sono appunto dei droni ucraini che bombardano la fanteria russa, però la fanteria russa ha compiuto un'avanzata in questo settore. Qua in particolare è in attività la quindicesima brigata operativa e più in particolare il secondo battaglione operativo di questa brigata, della quindicesima brigata. Quindi i russi su Selidove stanno avanzando, stanno avanzando in ogni direzione praticamente, stanno avanzando da nord. Da est, ma soprattutto l'avanzata più importante, a mio parere abbiamo diversi report che ce lo testimoniano, non c'è ancora del territorio in rosso, però c'è territorio conteso. Pare che i russi abbiano risalito la ferrovia e siano dalle parti addirittura di Vishneve, questo villaggio che sta proprio alla periferia occidentale, vicino al fiume Solona di Selidove. Questa sarebbe una mossa molto pericolosa per gli ucraini, perché stando qua i russi reciderebbero quasi tutti i collegamenti che hanno gli ucraini con l'esterno, da Selidov ovviamente, qua ci sono diverse unità, come potete vedere non solo la quindicesima brigata, ma ci sono altre brigate, altri battaglioni, insomma, coinvolti nella difesa di questo importante centro, di questa importante cittadina. Se i russi riuscissero a prendere tutta Vizneve, beh allora i russi potrebbero veramente avviluppare, mettere in serio pericolo tutte le unità ucraine stanziate, collocate nel settore urbano di Selidove. Vedremo anche qui, vedremo ecco se ci saranno delle conferme di questa avanzata in particolare verso il fiume Solona. Detto questo andiamo in direzione Curacove, qua abbiamo la conferma, che i russi effettivamente hanno riempito tutto questo spazio e stanno combattendo attualmente per Zoriane, per questo villaggio. Quindi i russi stanno avanzando anche lungo tutto questo, i confini di questo conglomerato, di questa conurbazione Girnik, kurakivka e Zoriane, appunto. Ci sono delle avanzate, però a mio parere i russi continueranno anche a procedere da nord verso sud, da Zukurine verso il bacino del fiume Vovcia, per cercare di avviluppare tutta questa zona dove presumibilmente sono presenti diverse unità ucraine. Più a sud i russi stanno migliorando le loro posizioni anche su Maximilianivka, questa località, più in particolare a sud ci sono appunto dei miglioramenti per i russi, i russi stanno continuando ad attaccare questa zona che è collocata più in alto rispetto a Maximilianivka che sta più a valle, i russi stanno continuando a mandare diversi mezzi corazzati, in questa direzione, in questa zona di campi, ci sono anche qui dei piccoli contrattacchi. O meglio, i droni ucraini continuano a operare nei sobborghi più occidentali di Maximilianivka. però ormai il centro di Maximilianivka è in mano russa. Detto questo, sono finiti gli aggiornamenti, come potete vedere. Abbiamo finito il video. Eh, se avete qualcosa da dire, ovviamente, relativamente, soprattutto Se Li Dove, che secondo me eh, rappresenta l'aggiornamento più importante, più significativo per quello che, che potremo vedere nei prossimi giorni. Una cosa molto importante, vi faccio vedere questo video di massimo. Inverno alle porte, il mio povero. Quod Ah Sa ah. Se è normale, se è possibile in Russia. In Russia tutto è possibile. Tutto nella norma. Orariamo sta arrivando un altro importante fattore nel conflitto russo-ucraino, e cioè il maltempo, il fango e via dicendo, e tutto quello che poi comporta per l'avanzata, in particolar modo per l'avanzata russa, perché i russi adesso hanno il momentum, soprattutto per quanto riguarda il Donbass, però io vi ricordo sempre quello che è successo neanche un anno fa. I russi, hanno guadagnato questo momentum proprio d'inverno. I russi hanno conquistato Avdivka proprio a febbraio, a febbraio gli ultimi giorni di febbraio, a parte finale di febbraio hanno preso Avdivka e poi è iniziato lo sfondamento tattico che ha poi consentito ai russi di arrivare alle soglie di Pokrovsk, di Selidove e Kurakove. L'inverno sicuramente infastidisce le operazioni militari degli schieramenti in campo, però non bisogna nemmeno sopravvalutare quello che potrebbe fare ovviamente dipenderà anche da che tipo di inverno, da che tipo di autunno vedremo nei prossimi mesi. Detto questo abbiamo finito, vi mando un grande saluto, un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo video.